Davide Mora, che partita! Alla fine è stato 5 a 4, ma potevate vincere, potevate perdere, davvero è successo di tutto. Ma possiamo dire che il risultato è stato giusto, la fine, Macedonia oggi meritava di vincere, la Vitulallo Dragstor meritava di vincere. Sì, sì, penso che la partita vinta per noi, che credo che sia stata meritata, perché alla fine, se facciamo un resume di tutte le partite, abbiamo avuto le occasioni più chiare. Comunque, come avevo detto, è stata una partita equilibrata molto. Potevamo vincere, potevamo perdere, però alla fine tre punti è quello che interessa. Davide, forse hanno esagerato con i cartellini gialli. La partita è stata agonisticamente molto valida, però non è mai stata cattiva. No, di questo ho parlato alla fine con degli arbitri, una chiacchierata molto tranquilla, costruttiva. Gli ho detto che non può essere che ogni fallo esce un giallo, perché il primo tempo sono stato ammonito 5, 6, 7 giocatori e i falli non sono stati così, né tanti né brutti, però è così il livello. Ha pesato un po' l'assenza contemporanea di Barbieri e Ronaldo insieme? Avete perso qualcosa in fase offensiva, ma Davide? Sì, sì, però è anche vero che noi, quando siamo stati in questa situazione, abbiamo andato avanti. Non è la prima volta che abbiamo giocato con qualche giocatore in meno, con rispetto alla rosa, per infortuni, per squalifiche, però abbiamo sempre dato la risposta, no? E adesso pensare alla partita di Molise, che dobbiamo fare altri tre punti. Ci credete sempre al primo posto, Davide, anche perché Benevento deve incontrare Melilli domenica e poi viene a Manfredonia. Sì, noi se pensiamo alla partita del Benevento cominciamo a sbagliare. Noi dobbiamo pensare alla nostra partita. Se facciamo il nostro, dopo Benevento farà quello che farà. Se loro sono bravi di vincere la prossima partita, sono campioni, noi proviamo a vincere per essere lì al secondo posto. Grazie, Davide.